La comunità di Acerno nel Salernitano in ansia per il sovrintendente della polizia Mario Vece, l'artificiere ferito per lo scoppio della bomba in via Leonardo da Vinci a Firenze. È di origini salernitane l'agente vittima di un attentato nel capoluogo toscano. L'episodio è avvenuto nei pressi di una libreria vicino a Casa Pound, il sodalizio di estrema destra che con ogni probabilità era il destinatario dell'ordigno. A notare la borsa era stato un agente della Digos che si è insospettito ed ha allertato i colleghi. Alle 5 del mattino, appena l'artificiere ha raggiunto sul posto, l'esplosione. La bomba era infatti collegata ad un timer innescato a distanza. Gravi le ferite riportate dal malcapitato che ha perso un occhio e una mano. Mario Vece, 39 anni, risiede a Lucca, ma la sua famiglia è originaria di Acerno. Padre di due figlie, nel Salernitano ancora dei parenti, a cominciare dal padre e dalla madre, che sono subito partiti alla volta di Firenze per stare accanto al figlio. I Vece sono molto legati alla divisa. Il fratello di Mario, anch'egli poliziotto, è infatti in servizio a Milano. Il sindaco Vito Sansone si è detto costernato per l'accaduto e si è stretto intorno ai familiari del poliziotto, molto conosciuti in paese. Il grave episodio ha riacceso i timori per il rinfocolarsi delle tensioni tra estremisti di destra e sinistra. Si indaga infatti negli ambienti anarchici della città fiorentina. Anche il questore di Salerno, Pasquale Enrico, non ha mancato di esprimere la propria solidarietà all'agente ferito, ricordando come in questo particolare momento storico l'allerta è massima per le insidie che arrivano da ambienti estremi di ogni nazionalità. Diverse perquisizioni in città e nel resto d'Italia, ma per adesso, della mano che ha armato la bomba, che è costato una mano e un occhio all'artificiere Mario Vece, ancora non c'è traccia.